Buongiorno, siamo a Chieti Scalo, in piazza Marconi, sì. E con Fabiana Desiderio, candidata per l'UDC, l'UDC sostiene il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. Lei negli incontri con i cittadini di Chieti Scalo ha parlato di questa sinergia che lei propone tra Chieti Scalo e Chieti Alta, cioè lei ha spiegato voglio trovare quegli elementi di unione tra i cittadini di Chieti Alta e Chieti Scalo e non più le divisioni, è così? Assolutamente sì. Si parla spesso di questo binomio parte alta, parte bassa della città. Io credo invece che sia fondamentale trovare dei punti di forza comuni per cercare di rendere efficace ed effettiva una sinergia e vederla quindi come città unica. Io credo che i servizi che siano necessari ai cittadini di Chieti siano identici a quelli di Chieti Scalo. È chiaro che ci sono due diverse vocazioni, la parte alta della città ha una vocazione più turistica, culturale, e la parte bassa della città certamente più commerciale, industriale. Sfruttare questi due punti di forza e metterli in comunicazione tra loro per creare una città unica che sia fortificata in tutti i sensi come città unica, credo che sia fondamentale. Quali sono i progetti invece che ha lei per Chieti Scalo? Tra l'altro lei risiede a Chieti Scalo. Allora, sicuramente Chieti Scalo, ecco, appunto per soffrire un pochettino questo binomio, perché si è sempre volti a vedere le differenze, diciamo così, tra la parte alta e la parte bassa della città, soffre un po' di questa considerazione periferica, chiamiamola così, della città. Io credo invece che vadano rafforzate appunto queste zone periferiche. Ho già parlato altre volte della zona un po' più periferica delle Cinque Palazzine, in altre occasioni e in altri incontri che ho avuto proprio con i cittadini di quella zona, ma penso anche a San Martino, penso quindi a tutte quelle zone che possono essere più slegate dalla città vissuta come nucleo centrale. Lei si pone l'obiettivo di integrare, questa è la parola d'ordine che ha detto, integrare diverse realtà, non solo dal punto di vista tra Chieti Alta e Chieti Bassa, ma anche tra i cittadini. Perché c'è stato questo stimolo, diciamo, di non dico di rivalsa, ma di tensione tra la città alta e la città bassa? Ma io credo che sia una tensione che viene da lontano, che viene culturalmente da lontano, no? La parte alta della città è sempre stata vista nei tempi più remoti come una parte più borghese, più aristocratica della città. Quella invece bassa, quella più operaia, quindi è più stata una divisione che ci siamo portati avanti negli anni come divisione culturale. Io credo che oggi queste distinzioni non possano essere più fatte, siamo la Chieti del 2020, siamo la Chieti del 2030, perché i progetti che abbiamo vedono realizzarsi su un lungo termine di 10 anni, e questa deve essere realmente l'occasione per parlare come di una città unica che torni a essere una città leader in Abruzzo e in Italia. Piazzale Marconi è la stazione, lo snodo di tante cose, arrivano autobus di continuo, ma deve essere solo un centro di passaggio o per lei nei suoi progetti che di scalo deve avere una sua vivibilità, una sua prospettiva? Certamente i servizi vanno migliorati e vanno integrati per essere fruibili dei cittadini e quindi non solo essere considerato una parte di snodo, una parte logisticamente importante anche di collegamento con le zone limitrofe, ma deve essere appunto rafforzata perché venga resa vivibile il più possibile anche dai cittadini dello scalo, nelle zone basse. Lei ha parlato anche in termini ambientali, perché molto traffico significa anche qualità della vita minore, perché c'è troppo inquinamento, polvere sottile, adesso per esempio gli autobus lasciano tutto il motore acceso. Secondo lei ci saranno nuove disposizioni? L'impegno sarà quello di puntare anche alla struttura territoriale della parte bassa della città, che è una parte bassa piana, quindi ben si potrebbero sviluppare delle alternative di movimento come l'utilizzo della bici, l'utilizzo del monopattino elettrico, quindi anche nel pieno rispetto della tematica ambientale. Chieti Scalo si sviluppa proprio in pianura e quindi ben si serve a un movimento diverso rispetto a quello con la macchina piuttosto che con altri mezzi a motore. Tanti sono, per esempio, questo autobus di 10 minuti con il motore acceso, con tante persone attorno, insomma, crea problemi. Riassumendo, quindi integrazione tra i Chieti Alta e i Chieti Bassa, progetti di vivibilità. Come possiamo concludere questa nostra chiacchierata? Semplicemente con un invito, con un appello. Alla cabina elettorale, quando sarete chiamati ad esprimere il voto, ricordate UDC, Fabiana Desiderio, Fabrizio Di Stefano. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie.